Ciao a tutti e bentornati con questo nuovo video. Oggi siamo qua in autofficina Comelli per l'installazione dei fari della Model 3. Voi avete già visto nell'anteprima comunque i fari già funzionanti con tutto il sistema eh, di illuminazione nuova, però oggi andiamo un po' a vedere come è stata fatta l'installazione che io consiglio comunque sempre di affidarsi a persone competenti anche perché l'installazione dei fari è molto complessa e ci abbiamo messo un po' di tempo. Tra l'altro le indicazioni dei siti non è che sono sempre il massimo. Questa volta i fari sono stati inviati da Tiliard, che è un sito che ormai con cui collaboro da davvero tantissimo tempo, e mi ha mandato questi fari che sono davvero molto belli. Prima di andare a vedere la parte, diciamo, legata al, a tutta l'installazione, la prima cosa che potete notare è che comunque i fari sono leggermente più oscurati rispetto a quelli originali. Questo sicuramente ha dei pregi come può avere dei difetti ma personalmente essendo omologati almeno per quanto riguarda la cine tutto problemi non ce ne sono. L'unica segnalazione che faccio nel momento che voi andate a installare il prodotto è che se notate la porta di ricarica è leggermente incavata verso l'interno. Si può tranquillamente sistemare magari mettendo un plettro o comunque qualcosa che faccia da spessore nulla di particolarmente... Eh, preoccupante ma giusto segnalarlo anche perché se doveste fare l'installazione non è un difetto di fabbrica, è proprio stampato così, ma al di là di questo vi faccio vedere un po' come è andata l'installazione. Ora vedete che il bagagliaio è smontato proprio per questo semplice motivo, che quando si fa l'installazione la prima cosa da fare è prima di tutto svuotare questa parte qui, quindi se avete un porto oggetti togliete tutto direttamente da qua dentro. E poi dovete togliere tutta questa guarnizione che c'è attorno alla vaschetta. Questo è molto importante perché noi, rispetto a quanto viene indicato sul sito, i cavi li abbiamo fatti passare da qua sotto. Qui c'è proprio una canalina dove far passare i cavi, perché abbiamo preferito la parte sotto perché c'era molto più spazio rispetto a quella sopra. Il faro, molto semplice, una volta tolta questa guarnizione qui, si toglie questa sorta di, di protezione, si tolgono con due chiavi il faro e poi si stacca. Cioè Staccare il cavo è l'ultimo dei problemi. La parte sicuramente più complicata che è quella che comunque richiede sicuramente molto più mano d'opera, infatti ci abbiamo messo davvero tanto tempo, è il fatto di non far vedere fili, perché se voi non, poi noterete, una volta chiuso tutto, che non ci sono più fili che passano attraverso la, ehm, le canaline, proprio cioè non ci sono fili esterni, ma sono tutti dei fili interni che abbiamo fatto passare da qua dentro, da questa parte qua, dove c'è ehm, la connessione diciamo del, del faro di destra, che poi viene fatto passare in questa canalina qua che originariamente ehm, Tesla utilizza per poter eh, alimentare il, il bagagliaio elettrattuato essendo una 2023. Cosa abbiamo fatto? Semplicemente, in realtà è stata la parte più complicata in realtà, di tutto questo, il fatto di dover tagliare leggermente la guarnizione per poterlo fare filtrare, siccome non c'è tantissimo spazio, abbiamo dovuto lubrificare, abbiamo dovuto fare in modo che passasse senza dare problemi. Questo è stato difficile, non tanto più che altro capire un po' il meccanismo di come poterlo fare. Poi, dopodiché, come funziona il tutto? I fari vengono collegati fra di loro con il connettore originale di Tesla, quindi il faro sinistra e destra non richiede particolare manualità. Quello che richiede di più manualità sono i fari quelli nella parte superiore, quindi questi che state vedendo in questo momento qua. Questi sono diciamo quelli più complicati, ma al di là di questo, quello che secondo me è, è la parte più maneggevole, ma che vi fa perdere molto tempo è riuscire a fare passare questi cavetti qua. Poiché i connettori sono uguali, ma non tutti ehm, siccome questi fari hanno la parte stile Audi della freccia in modo dinamico Avete bisogno di mettere questi connettori qui con i loro adattatori che servono a poter dare la sequenza in modo sequenziale delle frecce. Infatti voi vedete che qua ci sono dei cavetti che sono passati nella parte bassa che noi abbiamo nascosto nella parte dietro e questo cavetto qua passa nella lamiera per uscire da questo punto qua. Una volta fatto questo, si collega all'altra parte. Questo è molto importante perché senza questo connettore qua, voi non riuscite a fare la versione ehm, sequenziale del, del bagagliaio. Quindi, di conseguenza, se volete sfruttare appieno le luci, avete bisogno anche di quel connettore lì. Tra l'altro, adesso mi è venuto in mente in fase di installazione un faro non funzionava. Ma non è che non funzionava perché era difettoso, ma perché era stato mandato con. Purtroppo un problema di pin. Questi pin che ci sono qui dentro erano leggermente eh, schiacciati. Quindi abbiamo dovuto mettere un cacciavite che facesse da perno e desse la possibilità comunque sia di sfruttarlo e poterlo far andare. Un'altra cosa che consiglio sicuramente è di staccare una volta che staccate questo pezzo qui di staccarlo direttamente dal connettore principale e non attraverso altri connettori, perché davvero poi diventa difficile anche ricollegarlo. E siccome è un lavoro che comunque richiede davvero molto tempo, cercate di non, um, di non farlo così alla carlona, diciamo, ma affidatevi comunque a gente che sappia metterci mano, perché per quanto possa sembrare semplice, in realtà non lo è, ed è stato uno dei lavori più difficili che abbiamo fatto di, di installazione, anche perché io tendo comunque sia a fare un lavoro che sia meno invasivo possibile e soprattutto sia pulito perché vedere cavi in giro sinceramente non è la cosa migliore soprattutto su una macchina tra virgolette minimalista dove meno roba si vede meglio è al di là di questo comunque eh, i fari sono quelli che avete visto prima sono dei fari che effettivamente garantiscono comunque una, un ottimo aspetto estetico ma soprattutto anche quello funzionale loro indicano, mi hanno detto, che sono eh, omologati, quindi sono in teoria legali, non, non sono oscurati al tal punto di non garantire la visibilità. Tra l'altro fanno molta più luce per quanto mi riguarda rispetto a quelli, eh, diciamo, stock, quelli originali. Dopodiché io sinceramente non ho grosse eh, informazioni da darvi, se non che comunque sia... Il prezzo d'acquisto di questi fari siamo attorno ai 650 dollari, che con lo sconto arriviamo a circa 500 dollari, quindi siamo sui 500 euro tra una cosa e l'altra. Sono dei fari che comunque guardate cioè, danno una linea molto più cattiva. Ci sono tante versioni sul sito, questi sono gli Eagle Eye, ma sono veramente disponibili tantissime eh, versioni. L'importante che vi consiglio: adesso mi è venuto in mente l'ultima cosa quando andate a staccare il bagagliaio, la parte diciamo di, di plastica nella parte superiore, mi raccomando state attenti a queste clip qua perché sono queste che sono qui nel, nel pezzo diciamo che abbiamo smontato perché queste clip sono veramente ottime però eh, allo stesso tempo sono molto dannose nel senso che fate veramente fatica a poterle rimuovere cercate di poterlo fare in maniera molto pulita senza forzare troppo con molta calma perché poi sono clip che vanno a chiudere la parte in plastica e se non diciamo eh, lo chiudete bene e non lo fissate bene poi quello traballa durante il viaggio o comunque durante il movimento e dà un po di fastidio detto ciò spero che il video sia stato di vostro gradimento vi ricordo sempre autofficina comelli trovate il link in descrizione per quanto riguarda le varie installazioni di tutti i vari accessori tesla che comunque vedete nel, nel sito e ci vediamo prossimamente con un nuovo video che sicuramente riguarderà l'installazione di un monitor e poi successivamente ancora arriverà anche il supporto ruoteabile del tablet di principale, quindi quello presente nella parte frontale. Detto ciò, un saluto e alla prossima! Ciao a tutti!